Scusate di ritardo. Avevo dimenticato a casa l'identità della scuola d'inverno, della Winter School. Cos'è una Winter School? Avete mai partecipato a una scuola d'inverno? Neanch'io. È la prima volta che qualcosa del genere avviene e siamo noi qui, tutte le persone intorno a questo cerchio, che la creiamo. È il nostro sapere, la nostra ignoranza, la nostra immaginazione, i nostri desideri, la nostra pigrizia che deciderà se vivrà o non vivrà. La scuola d'inverno, la Winter School, e diventi qualcosa che possa avere un senso anche per altri. La prima cosa che voglio chiedervi è: cos'è una Winter School? Una definizione di una frase che ognuno di voi me la deve dire subito e poi me la deve consegnare scritta. Per me una Winter School è una scuola che avviene d'inverno, durante l'inverno. Poi vi spiego perché avviene d'inverno e non d'estate. Per me la Winter School è una scuola per scaldarsi d'inverno. Per scaldarsi d'inverno. What is a Winter School? Can you give me a definition of in one sentence? I don't know about school, but what the meaning of Winter School? You don't? Because I have no expedition. Yeah, because there is no winter in Indonesia, therefore. In Bali, therefore. You know. Sophie. È una scuola fatta all'inverno, quindi nel freddo e non nel caldo. Bene, è una scuola meteorologica. È una scuola per aspettare che arrivi la primavera. È una scuola per... Sì? È un'entità di molti corpi che si riscaldano. Sentite una cosa. È un'entità fatta di molti corpi che si riscaldano l'un l'altro. Di molti corpi? Che si riscaldano l'un l'altro a vicenda. È un posto nella neve. È una scuola che va controcorrente perché d'inverno tendenzialmente si sta allettando, invece noi ci teniamo vivi, quindi attivi. Vorrei farmi un favore. La vita mi ha reso invalido. Io sono sordo. Quindi se volete farmi un piacere, regalatemi la vostra voce. Cioè, prendete la voce e letteralmente trasportatela fino alle mie orecchie. Non parlate in questo modo, come delle persone molto educate, ma inviami la voce. È una scuola che va controcorrente perché di solito d'inverno si fa in letargo, invece noi così siamo belli attivi e andiamo controcorrente in questo senso. È una scuola d'attesa e creazione, soprattutto umana, quindi che riscalda l'anima. Sì, anche per me le evocazioni che mi hanno preceduto sono sotto la neve pane, sotto la pioggia fame. Questa è una scuola conservativa che protegge, che raccoglie nella condivisione sotto il focolare, detto in friulano, il focolare è il luogo del ritrovo, dove ci si condivide. Una frase, dovete fare un haiku, dovete fare poesia e non prosa. Sotto la neve pane. Sotto la neve pane. È una scuola di preparazione, prima della primavera che è nascita. È un po' di pratica dopo gli appelli d'esame. È una scuola d'inverno. No, non puoi ripetere, so che adesso è la moda di ripetere quello che dicono gli altri, però non puoi ripetere quello che è stato detto. La prima idea che ti passa per la testa? È un momento di condivisione, di pratica. È un momento di scoperta nella quiete. Trasforma l'energia in calore. Marcus! Allora, sì, ho pensato... È una scuola in un periodo di chiusura
prima dell'apertura. È una scuola di rigenerazione e immaginazione. Unione di emozioni. Seminiamo e raccogliere. E un'attesa del nuovo. È una casa sicura tra le montagne. È un luogo fatto di persone che affrontano avversità per poi rinascere. È un momento di creatività durante la quiete. È un spazio di creatività e sapienza tra autunno e primavera. È luce nel buio dell'inverno. È una scuola calda. Rinascita di luce. Un formicaio che prepara. Più forte me. Un formicaio che prepara gli spettacoli per l'estate. Incontro tra opposti, corpi caldi e stagione fredda. Una mente collettiva, un cenacolo, un luogo d'azione che genera calore ed esperienze e saperi possibili. Una perla nuova tra le montagne. Winter School è la definizione più forte, tipologica. Mandami a me, parla a me. Winter School è la definizione tipologica di scuola d'inverno in inglese e un laboratorio teatrale in pratica. Per me è scuola di formazione. È una scuola che parte dall'essenza. Un incontro che scandisce il ritmo delle stagioni con maestri di diverse parti del mondo. Una scuola luogo di resistenza. Adesso ci presentiamo. Qual è la caratteristica della nostra professione o di chi studia la nostra professione? Il nostro punto di riferimento è il Faust di Goethe, all'inizio è l'azione, agire, cioè trasformare il pensiero in azione. Allora, adesso ci presentiamo, ognuno di noi dice il suo nome, però lo fa costruendo questo ponte di cui parlo. Quando noi parliamo, letteralmente, dalla nostra bocca si estende un braccio invisibile che va, tocca, accarezza, prende a pugni le persone, oppure e si liscia i capelli oppure tocca in un certo modo il corpo dell'altro. Quindi la nostra voce agisce, però per mostrarla, perché il teatro è vedere, vista, ogni volta che uno di noi si presenta si leva la scarpa, levate una scarpa tutti quanti, e costruisce letteralmente il ponte alla persona alla quale si rivolge. Quando noi parliamo, non parliamo in generale, ci rivolgiamo direttamente a qualcuno. In teatro sempre ci dirigiamo allo spettatore che è nell'ultima fila, perché lui abbia la possibilità di comprendere ogni sillaba che dico, esattamente come quelli che hanno pagato di più e stanno in prima fila. Allora, Eugenio, levati la scarpa, prendi la tua scarpa. Rimandami indietro la mia e con la tua tenetele una mano e pronti a prendere. No, una me la rimandi a me e poi la, e poi dici. Ehi. Precisi, precisione, questo è il mestiere dell'attore. Non mangiatevi la dizione. Veloci! Giulia. Precisi. Forza, non perdete tempo, non esitate, corpi decisi, questo è il corpo dell'attore, questa è l'azione dell'intellettuale. Valentina. No, forza, contemporaneamente, simultaneità. Sofì. Edoardo. Preciso, Edoardo, preciso. Lorenzo. Luca.
Siate precisi, siate precisi. Adesso. Questa è dizione. Edizione fisica. Gianluca. Nome, il tuo nome. No, no, l'ho detto al lui. Marcus. Ehi. Già fatto. Luca. Leonardo. Mira. Eugenio. Precisi, precisi. Lucrezia. Ilaria. Simone. Gianluca. Interrompete, non interrompete, fluidità, fluido, fluido, lasciate che la situazione respiri, non trattenete il respiro, create il ritmo, ritmo, ritmo. Adesso vi chiedo, qual è il sinonimo di precisione? Qual è la definizione di precisione nel nostro mestiere? Che sia quello dell'intellettuale, dello studioso, dell'attore o del regista. Cos'è la precisione? Attenzione. Eh? Attenzione. Una direzione unica. Direzione unica. La direzione unica. Saper usare le forze. Dosare le forze. Azione eseguita senza errori o ritocchi. Conservazione. Conservazione. Fare un'azione e poterla ripetere identica dopo. Rigore. Cura. La migliore definizione che io conosco è quella che è stata data da Gordon Craig. Gordon Craig dice che la precisione è quello che è necessario fare in quel momento. Se vogliamo essere presi sul serio e vogliamo dare alla Winter School un'identità che venga apprezzata anche dal mondo esterno, dobbiamo avere un comitato scientifico. Allora, comitato scientifico, se questa è una istituzione, la Winter School, dell'università deve avere un rettore o una rettrice. Quindi la prima cosa che facciamo è di istituire il rettore o la rettrice, in questo caso Valentina Ventolini. Che è. Allora ci sono culture dove
Quando uno va per apprendere, porta un regalo al maestro. E mi sono permesso di portare dei regali ai miei maestri. Allora, Valentina, come rettrice deve avere un uniforme. Allora sono andato in un mercato popolare in Messico e ho comprato l'uniforme. L'ho incartata io stesso con le mie mani di una carta di un regalo di Natale che mi era stato fatto da buon figlio della seconda guerra mondiale. Sempre metto da parte quello che è già stato usato, per cui vieni, non ti dico di spogliarti, ma ad ogni modo ecco, questo lo devi mettere sopra. Ora, c'è una tradizione nelle culture, diverse culture indigene del Messico, dove le donne portano sempre una fascia. Questa è la tua fascia. Dicono alcune di queste culture indigene che la donna stessa le tesse quando comincia a avere la mestruazione, in modo da avere un dialogo con la luna. Non so se questa è stata, l'ho comprata al mercato, se è stata tessuta a tempo lunare, però guarda, questo è semplicissimo, ci sono diversi modi, ogni donna se la mette in modo diverso, però in questo modo qui, ti trovi tu il nodo. Allora, cara maestra, cara lettrice, quando vieni ti prego di metterti in pompa magna. Benissimo. Raffaella, tieni, qua c'hai la tua brava fascia lunare. Non mi dire che l'ho dimenticata a casa. Devi venire a casa. Invece al professor Paolo Montana, che io conosco da circa 5 ore, 3 ore a Treviglio, ci siamo incontrati a una conferenza, ha fatto una conferenza che mi ha colpito, dico, ma io questo voglio sentirlo ascoltare ancora di più. Come si fa? Organizzando una winter school e invitandola alla winter school. Questo è uno dei motivi perché ho fatto la winter school, perché volevo avere Paolo Mottana, che è ordinario alla Bicocca di Milano. Questo è comprato in un mercato molto popolare, come vedrai dai fili che sfilati, un fazzoletto messicano che tutti quelli membri del cartello usano. Mettetelo al collo e vai a insegnare così, in modo che tu Baba, this is for you, instead of this, take this very nice Mexican scarf, so that all the you can do this like this, or you can put like this as you want, you know. Up to you. Thank you. In realtà io ho finito di dirvi quello che dovevo dirvi e ci mettiamo al lavoro. Improvvisazione. Volevo fare questa prima sessione sull'improvvisazione perché è la cosa che sappiamo fare tutti, in realtà. È la cosa più facile che il sapiens sa compiere. Noi siamo condannati a improvvisare. L'essere umano è incapace di ripetere in maniera identica quello che ha fatto prima. Le cose le più semplici: ci svegliamo,
ci alziamo la mattina, con quale piede tocchiamo terra, quanti passi compiamo per andare al bagno, per lavarci, tutte le variazioni che avvengono. E se voi mi domandaste, Eugenio, ripeti esattamente quello che hai detto e hai fatto, fino adesso io sarei incapace. E allora, in cosa consiste l'improvvisazione a teatro? Cos'è che caratterizza a livello professionale l'improvvisazione di un attore o di un ballerino? La sua capacità di saper ripetere quello che ha fatto per la prima volta. La sua capacità di ripetere e quindi di preservare delle sfumature di comportamento, dei dinamismi, delle tonalità, se è una improvvisazione vocale, che permette poi di essere elaborata, strutturata in un tessuto, in un testo come tessuto, molti fili che vengono messi insieme, i diversi livelli di organizzazione nella preparazione di uno spettacolo, e quindi come materiali che vengono creati e che vengono poi distillati, integrati, amalgamati insieme ad altri. Altri materiali o altri livelli di organizzazione sono la luce, la musica, i compagni, lo spazio, il testo e poi nella parte finale lo spettatore, la relazione con lo spettatore. Potremmo dire che l'improvvisazione è il fattore fondamentale per quello che è il teatro, l'essenza del teatro. Uno di voi ha menzionato l'essenza. Qual è l'essenza del teatro? Di creare relazioni. Creare relazioni con se stessi. Quando io comincio come regista o come attore e ho un testo, leggo il testo, dei simboli sulla carta, paf, 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 qualcosa succede, avviene dentro di me, nella mia mente, chimica, elettricità, lo chiamiamo pensiero, emozioni forse, noia, tutta una serie di reazioni. Dobbiamo essere capaci di saper trasformare tutto quello che avviene all'interiore di noi stessi in segni percettibili al mondo esterno. Il mondo interno, la nostra interiorità, può avvenire una bufera o una totale calma, ma nel momento in cui noi vogliamo trasportare questa nostra reazione nello spazio esteriore, nello spazio sociale, in modo che sia percettibile, non comprensibile, percettibile agli spettatori, dobbiamo usare dei segni. Io uso un certo linguaggio, una certa maniera di parlare, una certa intonazione, che è molto diversa se fossi in un'altra situazione, però tutti questi sono segni percettibili e disciplinati. Non c'è niente di libero. Io uso dei cliché, le parole sono dei cliché, no? Circa 4.000, 5.000 cliché che mi permettono una grande libertà di raccontarvi, di improvvisare. Cioè, non ho mai fatto una scuola di invernale, e non so come portarla avanti. L'unica cosa so che se io prendo delle persone che hanno un'esperienza e un sapere e le pongo di fronte a una situazione che li può stimolare, immediatamente l'essere umano è capace di partire e crearmi questi segni tangibili, percettibili, che mettono in moto, che fanno reagire a me totalmente come osservatore, come testimone di questa presenza che dice, non che spiega o che parla o che racconta. Quindi consapevolezza che dobbiamo avere pensando al teatro è questa capacità dell'attore del saper ripetere. Quindi l'improvvisazione, ricordatevi, qualsiasi forma di realtà di vita
è basata sulla complementarietà. Esiste la notte perché c'è il giorno, esiste l'uomo perché c'è la donna, esiste l'alto perché c'è il basso. Quindi quello che è improvvisazione, quello che è qualcosa di inaspettato, inatteso, estemporaneo, il suo complementare è la ripetizione, qualcosa che è fissata e che può essere ripresa, identica e rielaborata, come un pezzo di marmo. Detto questo, io ho finito la mia introduzione, alle 3 ci rivediamo, e insieme a Giulia Varley, che è attrice a Lodi, vi voglio dare una introduzione alla problematica dell'improvvisazione e ai diversi cammini che nella storia della nostra professione, il teatro, sono stati seguiti. Quindi, Pino, quali sono i compiti pratici o le informazioni che noi tutti che viviamo qui dobbiamo conoscere? Senti, Laura, guarda lì. Sì. Noi adesso all'1 finiamo. Adesso all'1 chiudiamo. Alle 3 ci rivediamo qui. Sì. Chi va dalle suore... Adesso ho appuntamento con Laura nella stanza accanto alla cucina per il livello amministrativo, ok? E poi Laura vi accompagnerà dalle suore. Intanto con me vanno già dalle suore l'altro gruppo di professori e di persone che devono andare anche lì dalle suore. Noi mangiamo dalle suore? Sì. Ecco, e quindi ci rivediamo alle 3 qui. Alle 3 qui. Sì. Penso che la cosa migliore è di fare un semicerchio. Cerchiamo di non usare quelle cose, cerchiamo di costruirci o per terra, in modo che voi possiate vedere soprattutto i piedi dell'attrice, perché là nei piedi c'è quello che voi dovete notare nel lavoro di un attore. Bene. Una domanda pratica, noi che ci siamo portati in pranzo, sì, eccetera, dove possiamo stare, magari l'albergo, eccetera. Sì, nel senso qua c'è il foyer. Nel foyer, qua fuori, nel foyer, qui, no, proprio, non nella sala. No, certo. Mancherebbe. Sì. Okay. Sì, assolutamente. Posso fare un'altra domanda? In caso è possibile raggiungervi una volta terminato da mangiare, chi non manca con me? Al convento è possibile raggiungervi? Allora guarda, oggi c'è un solo a pranzo, c'è un problema, perché hanno già 130 persone, no. E quindi mi hanno detto guarda, però stasera e poi il giorno dopo non c'è nessun problema. Grazie, quindi grazie. Con piacere. Bene. Siamo nei tempi. Grazie. Tu sei meraviglioso.